Dico ai novaresi che li abbiamo ascoltati, a differenza di quello che ha fatto Ballarè in questi 5 anni. Ci siamo presentati, ci abbiamo messo la faccia, abbiamo capito che in questa città ci sono cittadini di serie A e cittadini di serie B. Noi evidentemente non vogliamo fare questo sbaglio che ha fatto questa amministrazione, vogliamo lavorare per unire i novaresi, per sprigionare anche quelle energie positive che arrivano dalle frazioni, dalle periferie, dai quartieri popolari. Noi lì abbiamo sentito una fortissima voglia di cambiamento, soffiava forte un vento da parte di tutte quelle persone di giustizia sociale, di richiesta di giustizia sociale, da parte di tutte quelle persone che in questo momento non hanno lavoro, da parte di quelle persone che sono state sfrattate, da parte di tutte quelle persone che sono in difficoltà e in condizioni di fragilità. Noi non vogliamo lasciare solo nessuno. Alessandro Canelli, nuovo sindaco di Novara. Elettorale ci siamo resi conto che c'era un forte malessere nei confronti di questa amministrazione. Andando nei quartieri popolari, nelle periferie, ci siamo resi conto che c'era una forte voglia di cambiamento sulla città. Spirava forte un vento dai quartieri popolari di cambiamento da parte delle persone che stanno in difficoltà, che sono in condizioni di fragilità, da parte di tante persone che hanno perso il lavoro e che volevano maggiore attenzione e maggiore ascolto da parte delle istituzioni. Noi siamo riusciti ad intercettare questo evento e abbiamo proposto il nostro programma, il nostro progetto politico-amministrativo ed evidentemente siamo stati premiati. Noi non vogliamo lasciare solo nessuno, questo sarà il nostro marchio di fabbrica della prossima amministrazione. La prima cosa che farà sarà un segnale di forte attenzione nei confronti delle famiglie e della sicurezza in questa città, quindi una riorganizzazione del corpo di polizia municipale in modo tale da ridare al corpo stesso la dignità che aveva un tempo e nello stesso tempo un abbassamento delle tasse delle rette degli asili nido, perché in questi anni sono state aumentate a sproposito di più del 17%, e questo è inaccettabile nei confronti di tutte le famiglie che fanno fatica ad arrivare alla fine. Lei apparentemente non è voluto, ma sotto banco di piacere a qualcuno? No, questo banco no. La gente si è stufata di questo tipo, di questo modo di far politica, con apparentamenti, accordi sotto banco, inciuci. Noi siamo andati avanti per la nostra strada anche per una questione di rispetto nei confronti di tutti coloro i quali ci avevano appoggiati sin dall'inizio, e questo evidentemente ha pagato. Ale, un po'. Silvana, vieni.
Angelo, ha funzionato la metropolitana, hai visto? Una parte per me. Certo. C'è una parte? Certo. Hai una parte? Ce l'ho. Ma te la porti?